Eccoci, buongiorno cari amici di Fatti e Misfatti dallo studio di Telemia. Benvenuti. Oggi voglio cambiare argomento rispetto alle ultime puntate. Ci siamo visti lo scorso venerdì in diretta dal Festival Leggere e Scrivere di Vibo Valentia. Eravamo in collegamento con l'amica giornalista e scrittrice Paola Bottero. E partiamo un po' dal festival Leggere e Scrivere di Vibo Valentia e anche da un'altra cosa che ci ha colpito. Vi faccio vedere la copertina del Venerdì della Repubblica. Il Venerdì della Repubblica è un inserto che questo quotidiano nazionale produce, diciamo, tutti i venerdì da tantissimi anni ormai. E il titolo, diciamo, la copertina è Benvenuti in Neo Borbonia. Mentre nel sud si riaccende il dibattito politico sui guasti del Risorgimento, siamo andati tra gli inconsolabili nostalgici di Franceschiello, eccetera, eccetera. Allora, lì a Vibo Valentia abbiamo conosciuto e intervistato il professore Carmelo Pinto dell'Università di Salerno, che adesso sentiremo tra un po' nell'intervista che gli abbiamo fatto, e credo che dedicheremo almeno 2 o 3 puntate dei nostri appuntamenti serali su questo argomento del neoborbonismo, quindi di un ritorno. Però ecco, la nostra intenzione è quella di far parlare i protagonisti senza voler influenzare, condizionare l'opinione poi che voi, amici che ci ascoltate, vi farete. Però ecco, alcune premesse devo farle. Tenete conto che noi siamo nella patria, ad esempio, di Nicola Zitara, che era uno studioso che ha scritto dei libri e che era, credo di poter dirlo, poi intervisteremo anche, contatteremo le persone che l'hanno conosciuto da vicino. Purtroppo Nicola Zitara non c'è più, era un sidernese, è un professore molto, diciamo, vivace intellettualmente, che ho conosciuto personalmente, è una persona squisita. E però Nicola Zitara, credo di poter dire senza smentita, che fosse per esempio un separatista. Lui ha scritto un libro dove c'è scritto quando ero italiano, oppure ha contestato le politiche economiche, eccetera, eccetera, della unità, dell'Italia unita. Siamo nella patria di Nicola Zitara, siamo nella patria dell'Associazione Due Sicilie, che ha sede a Gioiosa Ionica, che appunto è un'associazione che professa, che organizza incontri, eccetera, appunto sul neoborbonismo, sul ritorno diciamo, all'idea borbonica. Siamo anche la patria dove si ascolta tantissimo anche versioni, diciamo, artistico-culturali di questa, non so se chiamarla ideologia, di questa corrente di pensiero. Tenete conto che noi da anni, da decenni direi ormai, ospitiamo un artista che si chiama Eugenio Bennato, di cui tutti avete sentito parlare. Ebbene, Eugenio Bennato intanto canta delle canzoni che professano in modo chiaro il brigante, l'antiunitarismo italiano. Ad esempio, c'è quella canzone che è molto bella, che spero poi faremo ascoltare una sera, che dice: abbiamo messo da parte chitarre e tamburi e abbiamo imbracciato il fucile. E perché il piemontese avimmo a cacciare, è bella perché in napoletano hanno posato tamburre, chitarre, tammure, capuci e che a scopetta volemmo cantare, una cosa del genere. E cos'è questo messaggio? Nella canzone c'è un messaggio in cui dice: dobbiamo cacciare via il piemontese, abbiamo messo da parte, dobbiamo fare la guerra. E lo stesso Eugenio Bennato ha scritto un libro, ha scritto oppure è stato aiutato, non lo so, perché i maligni dicono che è stato aiutato, tra virgolette, a scrivere questo libro. Il libro è Nico Nanco, chi ha ucciso Nico Nanco. Nico Nanco era un brigante
di cui diciamo Eugenio Bennato ne parla molto bene, scrive questo libro, Chi ha ucciso Nicolanco, una cosa del genere. Ebbene, Nicolanco, ci sono versioni che dicono che Nicolanco fosse un, oggi diremmo un terrorista sanguinario, un brigante fuorilegge, eccetera, eccetera. Quindi, ecco, dicevo, siamo in queste dinamiche culturali, storiche, in cui ci sono queste persone, queste associazioni, eccetera. Nello stesso tempo, però, quindi dicevo, separatismo, l'esaltazione dei briganti, di coloro che hanno contestato l'unificazione, di coloro che dicono che l'unificazione d'Italia è stata un dramma, un'annessione violenta da parte dei piemontesi, eccetera. Però siamo anche nella patria dei martiri di Gerace. Nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, sono state celebrate la ricorrenza, eccetera, dei martiri di Gerace, che erano quattro ragazzi, o cinque giovani, cinque giovani, trucidati dal regime borbonico. Ecco dove c'è la contraddizione, direi, e su cui è bene che noi approfondiamo. Dove, diciamo, questi cinque ragazzi giovani che erano per l'unità, volevano la Costituzione, che sono stati trucidati dal regime borbonico, e quindi vengono celebrati, vengono ricordati, perché sono stati trucidati a Gerace, traditi, se non vado errato, da un caulognese. Sto parlando del 1847. E quindi ci piace approfondire, dicevo prima, la stampa nazionale, la rivista nazionale se ne è occupata. Poi aggiungo che c'è uno scrittore che ultimamente ha venduto tantissimi libri, ha scritto almeno tre libri, che si chiama Pino Aprile. Uno è famosissimo, credo molti di voi conosceranno, che è il libro Terroni, l'altro è Giù al Sud, l'altro è Carnefici, cioè dice ecco le prove del genocidio. Pino Aprile parla di genocidio che si è consumato al Sud Italia. E quindi adesso noi ascolteremo la intervista con il professore Carmelo Pinto dell'Università di Salerno, e vorrei, faccio questa ultima, diciamo, chiosa, questa ultima introduzione. Con l'intervista al professore Pinto faremo come in quei film in cui all'inizio del film si vede già, diciamo, la conclusione del racconto che si vuole esplicare, diciamo, che si vuole esporre. Quindi un po' il professore Pinto partirà dai giorni nostri, racconterà come secondo lui, da storico, da studioso, da professore universitario, fa un excursus veloce, e quindi noi però poi nelle puntate successive torneremo, ecco perché dicevo, il film che noi raccontiamo, l'ultimissima parte, l'epilogo del film, ma poi torneremo indietro, nel corso delle puntate entreremo nel film e racconteremo con protagonisti, approfondiremo le cose che vogliamo dire. Allora, ascoltiamo adesso l'intervista che abbiamo fatto a Bibo Valentia con il professore Carmelo Pinto, e poi ci rivediamo in studio. Grazie. Siamo sempre al Festival di Bibo Valentia, Leggere e Scrivere, siamo in presenza del professore Pinto, Carmine Pinto, dell'Università di Salerno, certo. Dico bene, ha appena concluso la conferenza Borbonismo, Sudismo e altre cause perdute. Proprio qualche settimana fa il Venerdì della Repubblica aveva in copertina la causa del borbonismo, del neoborbonismo, e c'erano degli articoli in cui appunto veniva rievocata questa, come dire, questo rigurgito, se vogliamo chiamarlo così. Adesso il professore ci dirà meglio. Quindi la prima domanda è sempre esistito, ha sempre serpeggiato, professore, questo desiderio di tornare, di rievocare, oppure c'è un po' un'accelerazione negli ultimi tempi di ritorno a questa nostalgia? Ci dica lei. Questo fenomeno, come molti altri, è un fenomeno della nostra epoca. Non a caso l'incontro di oggi si chiamava Altre cause perdute, cioè una riflessione su come è tornata la storia attraverso strumenti digitali, la possibilità di inventare le proprie storie. A livello globale il peso del passato è maggiore che oggi, e il peso del passato nel presente è molto maggiore che in altre epoche. In questo contesto il borbonismo ne è una variante, ne è una declinazione.
Il mezzogiorno è sempre stato, almeno fino agli 900 inoltrato, gli anni 60, un mezzogiorno monarchico. Nel mezzogiorno la dinastia che ha avuto maggiore successo è stata quella dei Savoia. Il mezzogiorno di Napoli degli anni 40, 50 e 60 votava per i Savoia, così come i Savoia erano popolarissimi nella Napoli di inizio Novecento, di fine Ottocento. E non c'è bisogno di citare i mille casi che ci dimostrano che in realtà nella storia plurisecolare delle monarchie meridionali tutti gli istituti monarchici hanno avuto una capacità di attrazione particolarmente significativa e particolarmente forte. Perché il borbonismo? Il borbonismo oggi offre i materiali per coltivare un certo tipo di risentimento meridionale. Il borbonismo non esisteva negli anni 80, non esisteva negli anni 70. Negli anni 60-70 chi si appassionava del brigantaggio parlava di lotte sociali, ma esattamente come facevano Massari e Pica un secolo prima. Il borbonismo è un'invenzione degli anni 90, ma utilizza allo stesso tempo materiali prodotti dai vinti, dai borbonici di inizio Ottocento per coltivare e reinventare nuove soluzioni politiche e soprattutto per giustificare quello che è un fenomeno globale, cioè l'uso pubblico della storia. In questo caso l'uso pubblico di un risentimento atavico meridionale con una nuova declinazione storico-politica. Professore, ritorniamo un po' all'origine. I Borboni hanno regnato, al sud in generale, nel Regno delle Due Sicilie, fino a quando non sono stati scalzati dal nuovo Stato unitario di Cavour, eccetera, dall'avvento dell'unità d'Italia, è stata per taluni più che un'unificazione consensuale, consenziente, è stata un'annessione violenta da parte dei Savoia. Qualcuno ha anche ammesso, io voglio ricordare ad esempio quando Giuliano Amato è stato inviato da parte dell'allora Presidente della Repubblica Napolitano a Casaldune e Landolfo, mi pare che si chiamino, Castellandolfo, i due comuni che sono stati saccheggiati, diciamo così, dall'invasione, secondo alcuni. Ci chiarisca lei queste cose? È stata un'annessione violenta? Perché è rimasto sempre questo strascico? Perché anche il rapporto verso il risorgimento da parte del Meridione, sempre con una visione critica di diffidenza verso i risorgimentali? Mi consenta di ribaltare la domanda: perché adesso ci poniamo questo problema? È una domanda che non mi convince la domanda stessa. L'unificazione italiana non ha nulla a che vedere con il presente, è un'invenzione. Tra l'unificazione e oggi c'è la storia dello Stato liberale, due guerre mondiali, la guerra fredda, i partiti di massa, c'è la trasformazione dell'Italia da paese rurale a paese urbanizzato, il suo successo è grande democrazia capitalista. Le chiedo scusa, ma non ha nulla a che vedere con il presente, è un'invenzione, come molte altre. Il catalanismo oggi è un'invenzione, non è mai esistito uno Stato catalano, mai. È un'invenzione per giustificare gruppi politici e passioni politico-culturali che pensano che attraverso l'indipendenza possono affermarsi. O comunque non si riesce ad andare avanti e si guarda all'indietro in modo confuso. Non ha nessuna relazione con il presente, è un'invenzione. Un'invenzione però che lo studioso comprende, perché ripeto, non è un fenomeno meridionale. L'uso pubblico della storia c'è da sempre, lo faceva anche Cesare con Pompeo, non è una nostra novità. È una novità il fatto che in un'epoca come la nostra, a basso conflitto ideologico e ad alto sviluppo sociale, inevitabilmente offre chi vuole fare battaglia politica degli strumenti, e il passato è lo strumento migliore. Perché? Perché il passato è un'invenzione, è sempre una rielaborazione, ed è facile dire che so, magari sentiamo qualcuno dice non credo alla storia ufficiale. Beh, lei mi saprebbe trovare una persona sana di mente che crede che esiste la storia ufficiale? Dovrebbe essere una persona che non è sana di mente e non sa che da quando esistono i processi storico-politici le storie vengono lette in un arcipelago di costellazioni in cui mille versioni, mille letture non solo si producono, poi cambiano con le generazioni, con le congiunture storico-politiche. Sul Risorgimento si scrive da 150 anni, sono state scritte decine di migliaia di libri, ma già durante la guerra del 60-69, il brigantaggio, sono stati scritti migliaia di libri che offrivano versioni, interpretazioni, posizioni politiche. Insomma, è evidente che quello che lei dice si può soltanto collocare in una lettura che è quella dell'uso pubblico della storia. Torniamo al Risorgimento un attimo. Noi come emittente siamo a Rocella Ionica, nella Locride c'è questa vicenda dei cinque martiri di Gerace trucidati dai Borboni nell'847. I cinque martiri di Gerace si richiamavano al Risorgimento, erano risorgimentali.
E quindi c'è questo ritorno ogni anno in cui si celebra, e i cinque martiri di Gerace però erano per l'unità, volevano l'unità d'Italia. I cinque martiri di Gerace avrebbero, immagino, se avessero vinto, se non fossero stati uccisi, sarebbero stati per l'unità e sarebbero stati alleati dai Savoia, mi corregga lei. Talvolta, ahimè, accade che le stesse persone che celebrano i martiri di Gerace, che contestano l'unificazione, eccetera, però le stesse persone poi criticano, ad esempio, la legge Pica, oppure le stesse persone esaltano il brigante, i briganti. A me sembra che se avessero vinto i martiri di Gerace sarebbero stati, non dico artefici, ma alleati di coloro che hanno instaurato la legge Pica. Se avessero vinto i martiri di Gerace sarebbero stati contrari ai briganti, al brigantaggio. Possiamo mettere assieme le due cose oppure sto dicendo bene io? Beh, ovviamente anche questo va in una versione o declinazione locale sotto il titolo uso pubblico della storia. È ovvio che i giustiziati a Gerace, così come svariate migliaia di liberari, unitari, nazionalisti, repubblicani e calabresi, facevano parte di una comunità politica che per alcuni decenni, probabilmente per circa 60 anni, è stata all'opposizione del regime dello Stato borbonico, in alcune occasioni in termini radicali, in altre occasioni in termini liberal costituzionali, ma facevano parte ovviamente dell'opposizione al regime borbonico. È evidente, questo è un elemento di confusione estrema che non solo non ha nulla a che vedere con la realtà dell'epoca, ma è anche molto banale, perché mettere queste cose sullo stesso piano serve sia ad ottenere un palcoscenico, a chiedere l'applauso, ma scusi se insisto, è semplicemente un uso pubblico della storia, anche perché fare questo, a parte l'applauso, non ci aiuta a nulla, cioè ci serve per strappare un applauso, a ottenere un sorriso compiacente e soprattutto alimentare quel tradizionale atteggiamento vittimistico e provinciale che cerca di trovare negli altri la giustificazione delle proprie sconfitte. In un passaggio suo mi ha fatto venire in mente Pino Aprile. Posso dirle così, proprio a bruciapelo, lei cosa pensa dei libri che ha scritto, di queste conferenze che va a tenere in giro, del milione di morti? Si parla di un milione, addirittura ho sentito anche di più di un milione di morti, del fatto che il Sud fosse la terza potenza mondiale. Cioè, si dicono cose, mi sembra, che poi non trovo negli storici che studiano, in coloro che fanno ricerca universitaria. Beh, ovviamente credo che Aprile faccia il suo mestiere, cioè lui vuole vendere libri, vuole fare, si è messo alla testa di una battaglia politico-culturale e lo fa con i suoi strumenti, con i suoi argomenti, che sono quello del giornalista e del narratore. Chi si misura con questi argomenti, mi chiedo scusa se lo ripeto, non è appassionato a una battaglia politico-culturale, perché non ha nulla a che vedere con il presente. Ovviamente chi lavora su questi terreni, su chi lavora su questi temi, ha interesse a comprendere la storia, ha interesse magari a scriverla, a raccontarla, ma sa benissimo che il presente di oggi è quello della globalizzazione del XXI secolo, del mondo che si è spostato nel Pacifico, di altre dinamiche politico-culturali che non hanno nulla a che vedere con l'unificazione italiana. Un'ultima cosa. Sì. In coincidenza con la celebrazione dei martiri di Gerace c'è stato un raduno, un incontro in cui c'erano molti massoni. E la TV pubblica ha evidenziato questa cosa, perché hanno colto l'occasione, perché i martiri di Gerace appartenevano alla massoneria, lo stesso Mazzini, adesso ci dirà lei, secondo alcuni era massone, per altri forse non lo era, non si capisce se lo faceva, la partecipazione sua al risorgimento era a titolo personale oppure come massoneria, eccetera. Che ruolo ha avuto la massoneria nell'unificazione, nello stesso risorgimento e nel sud Italia in particolare? Guardi, questa è una domanda che in un contesto di un esame all'università provocherebbe una reazione non semplice da parte del docente. Ma che c'entra la massoneria? La massoneria è un soggetto associativo, politico, a volte anche importante sul piano della politica mondiale, che è sempre esistito, che in alcuni casi ha avuto delle funzioni politiche, in altri casi delle funzioni associative, in alcuni casi addirittura folcloristiche. Lo Stato-Nazione italiano è
il prodotto di una grande trasformazione globale che ha visto il mondo in due secoli passare dai grandi sistemi imperiali a una complessa organizzazione esclusivamente per stati-nazioni. Mica c'era il Grande Fratello che la faceva dire, sono grandi fenomeni storico-politici in cui che Garibaldi o altri personaggi politici facessero parte della massoneria non toglie e non mette niente. È ovvio che la massoneria è un attore politico, ma come è un attore politico la monarchia, come è un attore politico i militari, come è un attore politico là gli artisti. Pensate quando pittori come Hayek o come Fattori hanno costruito un'immagine del romanticismo nazionalista italiano, ma pensate come la musica, la musica e la letteratura sono state più importanti di tutte le organizzazioni massoniche del mondo. Ma non c'entra, cioè trovare sempre qualcosa per giustificare quello che non si è detto è un atteggiamento provinciale che i processi, la costruzione degli stati-nazioni sono fenomeni complessi che riguardano tutto il mondo. Oggi viviamo in una realtà con 195 stati-nazioni, cioè significa che la costruzione dello Stato-nazione è il fenomeno più rilevante dell'età contemporanea, addirittura più del comunismo, del fascismo, che non sono sopravvissuti al nazionalismo. E allora cercare sempre queste cose è un atteggiamento, onestamente, che me lo risparmio. Secondo lei gli italiani si faranno prendere dal fascino del ritorno al borbonismo? Lo dico sorridendo perché immagino che rimarranno piccole, isolate iniziative. Ma io guardi, per me questo non è un problema, nel senso che, come le dicevo, questi fenomeni di recupero del passato sono fenomeni globali, probabilmente dureranno. Cioè il caso della Catalogna è clamoroso. Sì, sì. Le faccio questo esempio così non parliamo. Localismi. I catalani individuano nel 1714 la data in cui hanno perso l'indipendenza. Ovviamente il 1714 non c'entra nulla, è la fine della guerra di successione in cui Luigi XIV vince la grande battaglia geopolitica di porre il fratello sul trono di Spagna una volta estinti gli Asburgo di Spagna. Che c'entra questo con l'indipendenza? È evidente che attraverso processi anche di lungo periodo, questi processi del romanticismo catalano partono dal XIX secolo, si è inventata una tradizione. Quanto durerà questo non lo sappiamo, il passato oggi è presente, molto presente nelle nostre società, ma non credo che in un paese come l'Italia, tornando alla sua domanda, a parte condizionare, anche magari rendere appassionanti alcuni dibattiti, perché poi questi fenomeni hanno il valore poi di animare la discussione, di creare delle passioni, ma sicuramente non mettono in discussione una grande nazione come l'Italia. Bene, rieccoci in studio. Come vi dicevo, noi vogliamo far parlare i protagonisti e non vogliamo condizionare e influenzare l'idea che poi chi ci ascolta si farà. Io vorrei solo richiamare, sottolineare alcune cose che ha detto il professore Pinto e poi ci congediamo per oggi. E lui dice: uso pubblico della storia, o addirittura uso politico, direi, in qualche passaggio credo che lui l'abbia detto. Ha fatto l'esempio della Catalogna, cioè della regione della Spagna che oggi rivendica la secessione, che vuole tornare. E lui dice: c'è un fenomeno globale un po' di un ritorno al localismo, di un ritorno. Poi un'altra cosa che voglio sottolineare, che ha detto il professore Pinto, dice: c'è un risentimento atavico meridionale con motivazione storico-politica, un risentimento atavico, e lui dice dopo che ci fu lo Stato liberale, quindi dopo, diciamo, l'unificazione c'è stato un periodo in cui l'Italia ha conosciuto lo Stato liberale, poi due guerre mondiali, la guerra fredda, cioè la guerra fra America da una parte e Unione Sovietica dall'altra e noi appartenevamo alla NATO, al Patto Atlantico, quindi all'America, la Germania divisa, Germania Est, Germania Ovest, e poi i partiti di massa in Italia, e poi aggiungerei io gli anni di piombo, e poi ha aggiunto il professore il passaggio dell'Italia da un'economia agricola a un'economia industriale, solo per citare i fatti più clamorosi. Io aggiungerei la stessa guerra di resistenza dei partigiani, eccetera. Allora cosa dice il professore Pinto? Dopo tutte queste vicissitudini, dopo 150 anni, dopo quasi 160 anni, riproporre questo tema con, appunto, con risentimento atavico, dice lui, dice, ecco, però è la posizione, e vi ripeto, non vogliamo condizionare, tant'è che la lezione che il professore ha tenuto in questo festival che si è svolto a Vibo Valentia era borbonismo e altre cause perdute. Bene, io devo correggere anche una cosa che ho detto nell'intervista, perché
ho sbagliato a dire, il comune si chiama ancora Ponte Landolfo, non Castel Landolfo, erano Ponte Landolfo e Casalduni, erano due comuni, sono due comuni in provincia di Benevento che sono stati saccheggiati, rasi al suolo dalle truppe dei Savoia quando c'era da fare l'unificazione, l'unità d'Italia, e rasi al suolo, i bambini uccisi, le donne uccise, bruciato il paese completamente. E bisogna dire che nella ricorrenza del 150esimo dell'Unità d'Italia, l'allora presidente Napolitano ha inviato Giuliano Amato presso questi comuni per chiedere scusa a nome dello Stato italiano per le malefatte, per il massacro che è stato fatto. Vi dico pure che c'è stato il generale che conduceva le armate, era un vicentino, adesso non ricordo il nome, lo dirà poi in una successiva intervista Pino Aprile che abbiamo intervistato, e c'è stato un gemellaggio, uno scambio tra il comune di Vicenza e il comune di Ponte Landolfo o Casalduni, uno dei due comuni, in cui appunto si è chiesto scusa per questa e si è, come dire, si è superato questo strappo. Adesso voglio concludere con una citazione di Fausto Gullo. Fausto Gullo era un politico calabrese molto stimato, molto apprezzato del Partito Comunista. Dice Fausto Gullo, non è difficile ancora, qualche decennio fa, diceva Fausto Gullo, non è difficile ancora oggi sentire affermare da persone colte che il Mezzogiorno, al momento in cui entrò a far parte dello Stato unitario e in conseguenza di esservi entrato, avrebbe fatto un grande sacrificio. Aggiunge Fausto Gullo, a me preme dire che questa è un'affermazione erronea e contraria al vero, e cioè che il Mezzogiorno godesse, prima dell'unificazione nazionale, di un generale benessere economico. Quindi dice Gullo, non è vero che il Sud Italia, il Meridione, il Mezzogiorno godesse di questo generale benessere economico. Perché, chiudo con questa frase, perché una delle cose che dicono i neoborboni, Pino Aprile, la posizione, che dice il Mezzogiorno era fiorente, noi eravamo una regione, un regno delle due Sicilie molto ricco ed è stato saccheggiato. Dice Gullo, non è vero che noi stavamo così, c'era questo benessere così come viene propugnato. Però, ripeto, noi vogliamo offrire degli spunti di riflessione, di approfondimento, e poi ciascuno si farà le proprie opinioni. Grazie, alla prossima puntata.